Domenica in, programma che vede la conduzione di Mara Venier, ospite Paola Barale che si confessa. Ospite di Mara Venier a Domenica in c'è Paola Barale, conduttrice e ballerina di origini piemontesi, Fossano che negli anni trascorsi ha fatto impazzire molti uomini con il suo sguardo magnetico. Paola è stata sposata con Gianni Sperti, oggi opinionista di Uomini e Donne. Paola Barale nel salotto domenicale di Mara Venier ha voluto parlare della sua vita nel mondo dello spettacolo, della sua strepitosa carriera televisiva, ma anche della sua vita privata. La dura confessione di Paola Barale. Nonostante la sua lunga assenza dal panorama televisivo, Paola ha voluto accettare l'invito della padrona di casa nel salottino di Domenica in, proprio per parlare delle sue esperienze e della sua carriera. La Barale ha visto l'esordio sul piccolo schermo da giovanissima, immediato fu il paragone con la rockstar americana Madonna, in molti notarono una incredibile somiglianza. All'epoca era molto ricercata, impegni in ogni dove, infatti ebbe anche un ruolo importante e fisso a Buona Domenica che all'epoca era condotto da Maurizio Costanzo. Ma Paola agli arbori del suo successo cercava un ruolo più incisivo, ma tutte le promesse ricevute dagli autori, man mano si andavano a vanificare. La Barale da allora non è più riuscita ad avere un contratto televisivo. L'amore per Rasvegan. La vita di Paola Barale è stata molto movimentata, infatti dopo il matrimonio con il ballerino Gianni Sperti, ha trovato un nuovo uomo, un nuovo amore. Un uomo che nonostante anche la loro storia ha visto la parola fine, rimane una pietra miliare nella vita della Barale, per lei è sempre rimasto un posto speciale, una persona speciale. Stiamo parlando di Rasvegan, i due sono stati insieme per molto tempo e per Paola resta uno degli amori più importanti della sua vita. Come racconta Paola, i due hanno sempre avuto e ancora hanno un rapporto magnifico. Nonostante la passione ed il feeling che li legava, la coppia ha deciso di separarsi e di intraprendere strade distinte. Ho vissuto dei bei momenti che sono finiti. Rasvegan e la partecipazione all'Isola dei Famosi. Come tutti ricordano, Rasvegan partecipò al reality L'Isola dei Famosi di qualche anno fa. Proprio in quell'occasione i due si rincontrarono, ma si lasciarono nuovamente e da allora lui non l'ha più cercata. Il rapporto tra Paola e Ras è davvero finito, i due non si sentono più e tra loro non è rimasto nemmeno un rapporto d'amicizia. No, gli amici si sentono, dopo L'Isola non l'ho più sentito. Detto questo, parliamo di altre cose. Oggi Paola ha trovato la sua tranquillità e sembrerebbe che nella sua vita non c'è nessun uomo, o forse è così che vuol far credere al pubblico. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.